C'è il lavoro di un'altra artista che ci apre un universo di infinite possibilità ed è quello di Tatiana Trouvé. Museion ha ospitato la sua mostra, I tempi doppi, e all'interno della mostra c'era un lavoro dal titolo I 100 titoli. Si tratta di due valigie sigillate in bronzo, molto pesanti, che recano anche 100 targhette, ma sulle targhette non c'è il nome del proprietario o della proprietaria, ma ci sono 100 titoli dell'opera. L'opera inizia nel 1968 e idealmente terminerà nel 2068. Il 1968 è l'anno di nascita dell'artista, dunque è un'opera che viaggia nel tempo e nello spazio e ogni volta che viene presentata ha un altro titolo. Quindi è un'opera che pensa ai visitatori del presente, dell'ora, dell'adesso, ma anche a quelli indefinibili del futuro che potrebbero vederla.